Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un tutorial che credo sia veramente richiestissimo, in quanto sia nelle mie live sia quando spesso mi vedete giocare controlli, mi fate una domanda molto ricorrente, ovvero Riberoschi, come fai a fare lo sprint boost sulla fascia? Bene, oggi ci andiamo a vedere proprio questo sprint speed boost, come volete chiamarlo. Ma prima di andare a vedere come si esegue e come funziona, voglio parlarvi un attimo di quali sono i giocatori che meglio si adattano a poter eseguire questa tecnica, chiamiamola così, e io ho individuato due categorie principali. Parliamo per quanto riguarda la prima categoria di giocatori all'Mbappé, quindi non di giocatori brevilinei, comunque abbastanza alti perché Mbappé 1,78 è parente a 1,80 m, ma con un'accelerazione bruciante. Difatti, il parametro fondamentale per poter eseguire questo speed boost è proprio l'accelerazione, non la velocità, perché è l'accelerazione che conta per poter andare ad acquisire quel vantaggio sullo scatto che poi vi permette di appunto lasciare il diretto avversario indietro e poter acquisire fascia, campo, porzione di gioco ovunque voi vi troviate. La seconda categoria di giocatore, invece, parliamo di un giocatore alla Maximin, alla Kanté stesso, alla Messi, ossia di giocatori che sono più brevilinei, ma anche in questo caso, come nel primo caso, il minimo comune denominatore è l'accelerazione devastante che vi permette di acquisire vantaggio sul diretto ad avversario. Senza perderci troppo in chiacchiere, vi voglio far vedere come funziona questo speed boost. Sono squad battles in maniera tale che lo facciamo in maniera abbastanza tranquilla, senza perderci in tagli e cose varie. Vedete, per esempio, Mbappé. Come funziona? Dovete puntare l'avversario, vedete, punto, e poi metto il tasto della corsa. Punto, tasto della corsa. Punto, tasto della corsa. Punto, tasto della corsa. Vedete come si allunga la palla? Punto, tasto della corsa. Anche Mendy è un altro che lo fa in maniera perfetta. Punto, tasto della corsa. Qui, vabbè, si è schiantato sull'avversario, ma insomma, avete capito il concetto. Per poterlo andare ad eseguire, vi starete chiedendo cosa significa punto. Vedete, punto, tasto della corsa, punto, tasto della corsa, punto, tasto della corsa. Per poter puntare, dovete andare semplicemente a premere il tasto L1. Vedete? Vi fermate, premete il tasto L1, puntate l'avversario, tasto della corsa, speed boost. Come si fa poi ad eseguire il vero e proprio speed boost? Dovete rilasciare il tasto per puntare e subito premere quello della corsa. Vedete? Punto, corro. Punto, corro. Semplicissimo, veramente qualcosa di super facile che viene utilizzato anche poco, nonostante io la trovo veramente una tecnica OP. Ho scoperto sta tecnica a gennaio, quando ho fatto il mondiale per club, l'avessi scoperta prima sarebbe stata veramente più comoda. E nulla, io vi consiglio di andarla ad utilizzare soprattutto quando vi trovate sulle due fasce e dovete puntare il terzino avversario. Ve lo bruciate veramente il 70% delle volte perché il vostro esterno sarà più veloce del terzino avversario solitamente. E oppure anche quando siete in campo aperto e dovete affrontare un solo giocatore, lo puntate, lo fronteggiate, poi mettete questo tasto della corsa, lo lasciate lì sul posto e siete liberi di andarvi ad involare verso la porta dell'avversario. Niente, quindi raga, veramente video cortissimo. Nulla di più semplice, spero che vi sia tutto sufficientemente chiaro. Intanto vedete Sir Kenny Dalglish stand lì in alto che campeggia nel Anfield Stadium. Sir Kenny sempre qui nel cuoricino. E nulla, fatemi sapere se lo utilizzerete, se vi è servito, insomma, se lo conoscevate già, se vi torna utile. Io vi do appuntamento, come sapete, ogni giorno in live. Approssimativamente dalle 12, ma non so perché ultimamente ho un po' in testa di attaccare un po' prima, quindi diciamo circa 10 fino alle 16 live su Twitch. Se non mi vedete alle 10, arrivo alle 12 come di consueto. E nulla, un salutone e alla prossima. Peace.